kiss for you. Striscia la notizia smaschera Francesco Monte? Le news. Il TG satirico di Canale 5 manda in onda il confronto avuto tra Langer e la Rinaldi a telecamere spente e rivela di possedere audio inequivocabili. Il caso Cannagate che vede come protagonista Francesco Monte, video virgola o l'isola dei famosi continua a tenere banco, nonostante sia trascorso un mese dalla rivelazione di Eva Enger. L'attrice ha asserito che Francesco Monte avrebbe fumato della marijuana quando si trovava già in Honduras. Nel programma Domenica Live Eva Enger e l'attrice Nadia Rinaldi hanno avuto un confronto, faccia a faccia, mediato da Barbara D'Urso. L'ex attrice a luci rosse ha affermato che Nadia Rinaldi avrebbe visto Francesco Monte fumare ma che non voglia ammetterlo pubblicamente soltanto per paura. L'attrice romana ha ribadito la sua intenzione a restare fuori da questa storia. Ricordiamo che alcuni anni fa il suo nome era stato associato a storie di droga. La Rinaldi conferma di aver passato un inferno e di avere dovuto ricostruire la sua carriera partendo da zero. Ora teme di dover rivivere quel periodo nero della sua vita a causa delle affermazioni di Eva Enger. Nadia in studio ha continuato a sostenere di non avere visto Monte acquistare o fumare marijuana. L'unica asserzione in merito alla vicenda è che l'ex tronista, per fumare, usasse tabacco e cartine, cosa che non conferma l'uso di marijuana. Eva, nel salotto Mediaset, ha continuato a sostenere che Nadia le ha inviato un messaggio invitandola a lasciarla fuori da questa storia. La Rinaldi, però, imperterrita, ha affermato di non aver sentito odore di marijuana. La conversazione tra le due ex naufraghe è continuata anche durante la pubblicità e Striscia la notizia ne ha rivelato i contenuti. Striscia la notizia cattura la conversazione fuori onda avvenuta tra Eva Enger e Nadia Rinaldi. A telecamere spente la conversazione sul caso Cannagate dell'isola dei famosi è continuata. Nella puntata di lunedì sera 19 febbraio Antonio Ricci ha trasmesso il confronto avvenuto tra le due attrici a telecamere spente. Nadia Rinaldi, in diretta televisiva, aveva dichiarato di non avere visto nulla. A telecamere spente la sua versione è leggermente mutata, parlando con Eva Enger l'attrice romana ha affermato di non avere visto Monte, video, acquistare della marijuana bensì fumare da una cartina già preparata. Inoltre la Rinaldi, sempre catturata da Striscia la notizia, ha dichiarato che, anche se avesse notato Francesco Monte fumare qualcosa di sospetto, non sarebbero stati fatti suoi perché il ragazzo ha il diritto di fare cosa vuole. Striscia la notizia ha asserito di essere in possesso di audio che dimostrerebbero che l'ex fidanzato di Cecilia Rodrigo con accento acuto Guez avrebbe fumato marijuana. La questione continuerà a tenere accesa l'attenzione dei media su questo caso e presto ci saranno nuove rivelazioni.